Solo poco più di 5 mesi fa, precisamente l'8 luglio 2011, lo Space Shuttle NASA si ritirava dalle scene compiendo l'ultimo decollo della sua storia. Con il suo pensionamento, come è stato ampiamente riportato, si è chiusa un'era spaziale durata 30 anni, dominata appunto dallo shuttle americano e dalla russa Soyuz. Ma se, come ha scritto Shakespeare, il passato è un prologo, quando una fase si chiude, se ne apre sempre un'altra, che già comincia a delinearsi. L'apertura del mercato ai privati, che di fatto ha reso il trasporto spaziale non più prerogativa delle grandi agenzie, ha innescato una forte spinta verso l'innovazione. Insomma, non tutti i mali vengono per nuocere. Ad esordire sarà la capsula Dragon della società SpaceX, già pronta ad effettuare a bordo del razzo vettore Falcon 9 il primo lancio verso la ISS, fissato dalla NASA per il 7 febbraio 2012. La navetta raggiungerà la stazione e tramite il braccio robotico verrà agganciata al nodo 3. L'ultima novità arriva dai pionieri dell'industria spaziale commerciale, il cofondatore di Microsoft Paul Allen e Bart Rutan della Scaled Composites, ovvero i creatori della Spaceship One, il primo velivolo privato ad aver portato astronauti civili oltre l'atmosfera terrestre, progetto che ha valso ai suoi creatori i 10 milioni di dollari del premio Ansari X. Il nuovo progetto, presentato da Allen lo scorso 12 dicembre, si chiama Strato Launch Systems e promette di essere una soluzione flessibile, economica e sicura per il trasporto spaziale cargo e umano nell'orbita bassa. Le premesse per una svolta epocale ci sono tutte. A partire dall'idea di base, che ricalca un po' il concetto della nave madre delle spaceship, da cui poi è nato il programma per il trasporto suborbitale Virgin Galactic. Un grande aereo, che a detta di Allen sarà in assoluto il più pesante del mondo, porterà in quota un carico, nella fattispecie un razzo vettore che una volta rilasciato accenderà i motori per spingersi in orbita conducendo a destinazione il suo payload. Oltre 1500 kg di carico e se il sistema sarà validato, in futuro trasporterà anche uomini. Il progetto è ambizioso, ma la joint venture messa in piedi da Allen è di altissimo livello. Un aereo a fusoliera doppia, pesante oltre 500 tonnellate, prodotto dalla Scaled Composites, che avrà un'apertura alare di oltre 115 metri e sarà alimentato da 6 motori 747. Per operare avrà bisogno di una pista lunga più di 3600 metri. SpaceX fornirà una versione modificata del razzo vettore Falcon 9, che verrà assicurata alla nave madre con un sistema di integrazione sviluppato dalla Dynetics. I primi test flight sono previsti per il 2016. Se avranno successo, Stratolaunch sarà il primo sistema di trasporto spaziale a lanciare un razzo vettore da un aereo in quota. Una soluzione innovativa che, stando al suo creatore, non solo manterrà l'America al primo posto nell'esplorazione dello spazio, ma darà alle nuove generazioni qualcosa per cui sognare.